strage, perché almeno per quello che è a mia conoscenza non solo non li ha fatti, ma anzi al contrario ha collaborato alle indagini. Credo che però da un certo momento in poi le cose non siano andate, che questo non sia solo un primo depistaggio, ma ce ne siano stati anche altri in passato. Ecco, i misteri infiniti di questa storia, diciamo, misteri che si intrecciano, perché ad esempio il terreno dove è stata scoperta quella stanza che abbiamo appena visto nelle immagini, quel casolare, piccolo casolare diroccato, appartiene ai principi Corsini e proprio poche settimane fa Procura e Squadra Mobile hanno riaperto il fascicolo sul caso della morte di Roberto Corsini, ucciso nel 94 con una fucilata durante una battuta di caccia, una morte assai sospetta. C'era puzza di vernice fresca e di depistaggio nel casolare scoperto nella tenuta della famiglia Corsini a San Casciano Val di Pisa. E quello che la squadra mobile ha trovato dentro erano oggetti adatti alla festa di Halloween e non certo a un tempio per riti satanici. Chi teme l'inchiesta gioca d'azzardo per allontanare i sospetti, ma lo fa con poca abilità, ancor meno furbizia. Un episodio imbarazzante per i Corsini, con la polizia davanti alla sontuosa Villa Le Corti, gli agenti a spasso per vigne e uliveti in cerca della misteriosa stanza segreta. Ma non è l'unico episodio in cui ritorna il nome della nobile casata fiorentina. In questura il capo della squadra mobile sta rileggendo il fascicolo sulla morte del conte Roberto Corsini, tumulato nella cappella di famiglia. Rimase ucciso da una fucilata sparata in faccia, successe nell'84, il 19 agosto, nella tenuta di San Piero a Sieve. 3 settimane prima, il 29 luglio, il mostro aveva spiato e ucciso nella zona, a Vicchio. Ci si chiede se il giovane conte, aveva 34 anni, possa aver visto o saputo qualcosa che ne abbia segnato il destino. Una domanda a cui forse sarà impossibile rispondere, sufficiente a lasciare molta amarezza nel fratello della vittima, il conte Clemente Corsini. Escludo nella maniera più formale che ci possa essere una connessione tra la storia del mostro di Firenze e l'uccisione di mio fratello Roberto. Era molto stimato, una persona molto per bene, amato da tantissime persone. All'epoca, infatti, il caso della morte del conte fu chiuso in 3 giorni dal magistrato Gabriele Chelazzi. Finì in carcere un giovane bracconiere del Mugello, confessò e fu condannato. Francesco Bruno, il conte ucciso, il conte Corsini ucciso, poteva in qualche modo entrare in questa storia? Era una figura interessante che avrebbe dovuto essere ulteriormente studiata. Non voglio dire ovviamente che fosse il mostro, ma voglio dire che la sua morte avvenne in circostanze veramente, cioè non era tanto la morte, ma insomma il personaggio era un personaggio che doveva essere approfondito anche per alcune circostanze, tipo il 94, cioè l'anno e dopo il 94 non abbiamo più morti attribuibili al cosiddetto mostro di Firenze, e anche direi San Piero a Sieve è un posto estremamente importante, perché da San Piero a Sieve che viene mandato il messaggio alla dottoressa Della Monica da parte del mostro, l'unico momento in cui il mostro decide apertamente di presentarsi in qualche modo, in un modo molto prudente, ma si presenta. Quindi io adesso non voglio dire. Ma comunque hanno fatto nulla, bene, insomma, i magistrati, secondo lei, a riaprire questa vicenda. In questo momento hanno riaperto questa vicenda, credo che ci siano dei motivi per cui questo l'ha fatto, anche per ridare eventualmente e togliere il sospetto. Certo, ma sentiamo adesso anche la gente della Val di Pesa, che cosa ne pensa dei riti satanici, di Villa Verde, della stanza scoperta ieri, della storia dei Corsini. Vedete, c'è ancora, nonostante siano passati molti anni, molta diffidenza, paura di parlare. Vediamo. È una cosa così complicata da seguire, tutti i giorni se ne sente dire una, se ne sente dire un'altra. Non voglio vedere proprio la telecamera. Ci crede? No. Perché? Noi vogliamo un'idea. Ma questa storia dei riti satanici, cosa ne pensa? Ma una cosa brutta. Brutta, e sarebbe bene trovassero chi è stato veramente. Sinceramente dà fastidio essere, cioè San Casciano paragona solamente un mostro, è una cosa che non è che sia piacevole. Il nostro territorio è sempre stato pieno di queste cose, cimiteri, riti, bene e male. Trovo ridicolo, io dico quello che penso, che Giunta rifaccia la dichiarazione che è un depistaggio. Ma fanno tutto loro, la gente non sa niente, se è un depistaggio non si dà la notizia.
se è un depistaggio. Se non lo è, non c'è motivo di dover dire un depistaggio. Secondo lei esiste la pista satanica? Io l'ho detto prima, non conosco queste cose, non ho nessuna. Però purtroppo dai fatti mi fa pensare che qualcosa in tal genere possa esistere. I riti satanici si fanno qui. I quadri, per piacere, via, se no mi fa arrabbiare, via. Un'ultima cosa, professor Francesco Bruno, tanti misteri abbiamo visto e del mostro di Firenze dovremo, credo, continuare a parlarne. La sua convinzione però è che in questa storia ci sia, dopo le tante vittime, anche un'altra vittima di altro tipo. Pietro Pacciani, morto innocente, ricordiamo, perché in secondo grado era stato assolto, ma a lungo considerato il mostro di Firenze e secondo, diciamo, la credenza tuttora, considerato, certo, considerato una persona che faceva i tagli o uccideva con la pistola. Io credo sempre fermamente all'innocenza totale di Pacciani e ritengo effettivamente che lui, per quante cose si possono dire sull'uomo, indipendentemente da quello che l'uomo è stato, in questa vicenda non ha avuto, secondo me, alcun ruolo e quindi possiamo considerarlo più che un autore, un'altra vittima. Ed è stato tirato in ballo perché allora? Per coprire... È stato tirato in ballo perché era esattamente il contrario della persona invece che avrebbe dovuto essere ricercata, quindi direi è stato il massimo depistaggio, un depistaggio che è avvenuto sulla pelle di un uomo che forse non valeva niente perché era un contadino e quindi poteva essere utilizzato. Così come una volta si utilizzavano i contadini quando erano schiavi e servi della gleba. Questa è naturalmente la sua opinione, perché ci sono tanti magistrati, investigatori che in questi lunghi anni hanno condotto le indagini e che sono convinti dell'esatto contrario. Sono uno scienziato e sono un uomo libero. Sì, beh, certo. Io. Quindi non ho giurato allo Stato e posso anche dire quello che penso. Dovevo sottolineare questo. Grazie, professor Francesco Bruno. Io adesso mi alzo perché torniamo. E poi con i feticci ottenuti dalla mutilazione dei cadaveri celebrava i propri spaventosi riti. È questa la verità su una delle più lunghe e sconvolgenti vicende di cronaca nera della storia italiana, la vicenda del mostro di Firenze. Quattro persone al centro dell'ultimo capitolo dell'inchiesta, un ex titolare di una farmacia a San Casciano, un dermatologo, altri due professionisti. Vediamo subito le reazioni a San Casciano e poi ne parleremo con l'uomo che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla caccia al mostro di Firenze. Non ha da rilasciare nessuna dichiarazione. Ti ringrazio. Ci conferma questa perquisizione? Non conferma assolutamente niente e non dico niente. Grazie. Il dottor Francesco Calamandrei vive in questo appartamento al primo piano, proprio sopra la farmacia che ha ceduto 5 anni fa, dopo essersi ritirato dalla professione. Gli contestano capi di imputazione piuttosto pesanti, dall'associazione a delinquere, l'omicidio, altre aggravanti. Il suo avvocato stamani è venuto a trovarlo, proclama la sua innocenza. Scioccato, sorpreso, non si sarebbe mai aspettato una cosa di questo genere, perché è assolutamente estraneo ad ogni e qualsiasi circostanza di questa vicenda. Quali sono i capi d'accusa? Come naturalmente mandante degli omicidi del cosiddetto mostro di Firenze. Ecco perché dico e ripeto che, conoscendolo e a maggior ragione dopo anche averci parlato, è una cosa fuori del mondo. Il secondo nome ci porta in una delle zone residenziali più prestigiose di Firenze, il Viale del Poggio Imperiale. Qui vive il professor Achille Sertoli, medico in pensione, che a metà degli anni Ottanta aveva l'ambulatorio vicino alla farmacia di San Casciano Val di Pesa. Vadano avanti, e trovino la fine. Ho 93 anni, ma non ingannare, quella mi fa schifo a me. Può sapere il mio parere? Eccolo. San Casciano è un po' il paese dei compagni di merende, dei vecchi amici di Pietro Pacciani, da Mario Vanni, che sta scontando agli arresti domiciliari la condanna definitiva all'ergastolo, e di Giancarlo Lotti, il pentito, morto in carcere. Da quella sentenza definitiva è partita questa terza inchiesta, che sta cercando i mandanti dei delitti. Una tesi, quella del doppio livello, apparentemente in contraddizione con la tesi originaria della prima inchiesta di giusto 10 anni fa, quando si sosteneva che solo Pietro Pacciani era l'assassino delle coppie dei fidanzati.
vista la fine di Pacciani, visto il momento in cui lui aveva intenzione forse di dire qualcosa, da quello che ho potuto capire, ma forse anche di più, che in questo momento io non voglio dire, Pacciani per me è finito male, cioè è finito come fanno alcuni, con un tappo in bocca. Buonasera, Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze e da qualche tempo coordinatore della speciale task force antimostro, possiamo definirla così. Buonasera. Buonasera, buonasera. Senta, quella del cosiddetto secondo livello, dell'esistenza di uno o più mandanti dietro gli esecutori, è un po' sempre stata, no, la sua convinzione. Già 3 anni fa lei mi pare si disse convinto, certo, del movente esoterico. Oggi si può dire che siamo più vicini alla realtà, alla verità? No, voglio fare una precisazione, non è stata da sempre una mia convinzione. Questo è il secondo livello, un'emergenza dibattimentale che è venuta fuori nel corso del processo che ha portato alla condanna ormai definitiva di Vanni Mario e di Lotti Giancarlo. Leggendo quella sentenza di condanna... Per raccontare questa per lui lunga e angosciante vicenda. A tra pochissimo con Primo Piano.